Grazie, anch'io porto un saluto da parte della Caritas, in particolare Caritas Italiana, il Presidente Monsignor Merisi che non è potuto ovviamente intervenire e anche il Direttore Don Francesco Soddu che mi ha pregato di sostituirlo e quindi siamo qui noi di Milano. Per sottolineare l'importanza in tutta questa attività che noi della Caritas ovviamente vediamo come un'attività di supporto, di sostegno, di fronteggiamento delle difficoltà delle persone, vanno da attività che si riducono ma senza una svalutazione al rapporto personale con la persona in difficoltà da parte di persone e via via questo supporto, questa relazione si organizza anche con attività di gruppi, di associazioni, di cooperative, di enti che diventano anche istituzioni che possono essere fotografate. Una delle prime difficoltà che noi abbiamo è quella di segnalare che molte delle realtà che operano con la Caritas, nella Caritas, nelle parrocchie, difficilmente sono catalogabili sotto delle definizioni e quindi inseribili in caselle per rilevazioni ufficiali. Sono esperienze che nascono dalla vivacità di un territorio, di comunità, di famiglie anche singole, che però hanno una loro efficacia. Da questo punto di vista è difficile, oltre che registrarlo, anche quantificare, farle riconoscere dalle politiche, farle riconoscere dentro le programmazioni locali, eccetera. Peraltro invece esistono tutta una serie di gruppi, associazioni, cooperative, enti, istituzioni, fondazioni che hanno una loro tradizione, una loro solidità, una loro natura giuridica e queste è giusto che vengano sollecitate a farsi rappresentare, perché tutto ciò che porta maggiore conoscenza di questo mondo è utile, lo vediamo noi, sia per promuoverle, far crescere una cultura, far crescere una consapevolezza, far crescere anche una capacità di mettersi in relazione, ma soprattutto dal nostro punto di vista la conoscenza è utile per il fine che queste realtà hanno, che è quello di supportare con gli strumenti più opportuni e anche con le modalità più utili alle persone che dicono di aiutare, ecco, tutta questa attività deve essere chiaramente fatta crescere, messa in rete tra di loro e soprattutto anche con gli enti pubblici o le realtà che oggi hanno meno risorse e trovano in questi soggetti una preziosa collaborazione. Noi però appunto tendiamo a fare in modo che questa collaborazione non sia solo utilitaristica perché costa di meno, perché è più presente nel territorio in modo capillare. Certo c'è anche questa valenza di collaborazione, di risparmio, diciamo così, delle risorse, ma tendiamo appunto a far riconoscere queste realtà anche in termini di programmazione, di condivisione delle politiche, di costruzione delle politiche. Da questo punto di vista in Lombardia c'è tutto un dibattito sulla necessità di fare delle politiche che riconoscano tutta questa vivacità di interventi che sotto traccia in questi ultimi anni sono nati e appunto fanno fatica a essere riconosciute e conosciute. Solo negli ultimi 4 anni di questa crisi, noi come Caritas abbiamo registrato tutta una serie di iniziative che appunto magari non sono né registrate né registrabili, probabilmente perché non si sono ancora strutturate con una personalità giuridica, eccetera, che però hanno fronteggiato questo momento drammatico di ricaduta sociale della crisi appunto nel tessuto delle nostre comunità e tutto questo mondo è sconosciuto e non è riconosciuto appunto dalle politiche o dagli interventi
interventi che vengono pensati dall'alto, comunque da chi ha la responsabilità. Il nostro impegno è quello di farle conoscere, di farle emergere, di farle ritornare in una rete condivisa, e penso che lo strumento della ricerca Istat possa aiutare per far questo. Da questo punto di vista siamo impegnati in Lombardia con tutte le 10 Caritas della Lombardia, ma anche tutte le delegazioni regionali del nord, a promuovere l'informazione rispetto alla necessità degli enti che sono registrabili a partecipare a questa iniziativa, e quindi oggi vediamo anche come migliorare questa opera di sensibilizzazione, perché adesso va bene le sanzioni, va bene tutto, però o uno si convince che questa cosa è utile, o altrimenti, perché insomma, ho detto prima, sono realtà anche molto difficilmente inquadrabili, ma anche una realtà un po' anarchica, no? Noi facciamo quello che ci sentiamo di fare, e perché ci devono catalogare? Allora bisogna convincerli della bontà dell'iniziativa, al di là delle sanzioni, che poi insomma ho visto che poi c'è la diffida, quindi uno al limite può rimediare, quindi.